questi movimenti creano. Ecco, mi fa piacere ricordarvi, mentre magari Repubblica ci arriva oggi, Attac ci arrivava nel 2002, insomma, è una cosa secondo me che vi deve fare onore. Ma noi qui parliamo appunto di crisi 10 anni bastano, e quindi in un certo senso celebriamo un anniversario che cade domani, come sapete, come appunto veniva prima segnalato, è l'anniversario del crollo e del fallimento di Lehman Brothers del 15 settembre del 2008. Il più grande fallimento nella storia degli Stati Uniti d'America, una bancarotta che avrebbe poi dato la stura alla più grande recessione mondiale dai tempi del dopoguerra. Il Fondo Monetario Internazionale l'ha battezzata la Grande Recessione. Fenomeno depressivo che in alcuni paesi è risultato addirittura superiore in un certo arco di tempo a quello che si registrò dopo il 1929. Uno di questi paesi è l'Italia. Stando alla Banca d'Italia, il paragone tra l'andamento del prodotto interno lordo 1929-1934 e il prodotto interno lordo italiano 2009-2014 vede una caduta superiore tra il 2009 e il 2014 che non tra il 29 e il 34. Questo è un dato che fa riflettere, diciamo, sul colpo che l'economia nazionale ha subito a seguito di questa grande crisi internazionale che ha colpito ovviamente tanti tanti paesi in modi diversi. Per avere un'idea della gravità dell'evento si può anche fare riferimento alla cinematografia. Vi suggerisco, se qualcuno ancora non ha avuto occasione di guardarlo, vi suggerisco di guardare il film Too Big to Fail, Il crollo dei giganti, con William Hart nella parte di Hank Paulson, che era il segretario al tesoro degli Stati Uniti sotto Bush all'epoca, e che ebbe un ruolo fondamentale nel costituire poi una maggioranza trasversale che diede luogo, diciamo, a una serie di provvedimenti di tampone nei confronti della crisi, e con Paul Giamatti, che è un attore che a me piace molto, di origine italiana, nel ruolo di Ben Bernanke, l'allora presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. E c'è una frase di Paul Giamatti, che appunto interpreta Ben Bernanke, che è una frase vera, non è da copione, ma è una frase che diciamo, Ben Bernanke pronunciò realmente. Bernanke, nel tentativo in sostanza di chiarire la portata di quella crisi, disse: signori, se noi non interveniamo, se non facciamo qualcosa che sia all'altezza della gravità di questa crisi, io prevedo che nel giro di 2 settimane l'intera economia mondiale cadrà nel girone infernale di una economia di baratto. Cioè, lui in sostanza sosteneva che la sfiducia nei confronti del sistema monetario, del sistema finanziario mondiale, avrebbe determinato il ripiegamento dell'intero sistema verso un'economia di baratto. Presidente della Federal Reserve, insomma, indicativo di quanto le inquietudini fossero, come dire, diffuse anche ai vertici di quel sistema. Allora, ora, cosa scatenò il crollo del sistema? Senza entrare in discussioni accademiche che ci prenderebbero troppo tempo, ma potremmo dire che un punto importante di quella precipitazione
un elemento sintomatico ma anche causale fu il crollo dei prezzi dei titoli sul mercato finanziario. Un crollo di proporzioni storiche. Ora, perché i prezzi dei titoli, delle azioni, delle obbligazioni crollarono e perché in genere crollano? Beh, la cosa interessante è che per la teoria economica dominante, la teoria che va per la maggiore, la teoria in sostanza che viene portata avanti dagli economisti che occupano non soltanto i talk show, ma occupano poi le posizioni di vertice nelle istituzioni nazionali e internazionali, ebbene, per la teoria economica dominante, in realtà questo crollo dei prezzi sul mercato finanziario è un vero e proprio mistero. Cioè non dovrebbe verificarsi. Non a caso, a dimostrazione del fatto che il crollo dei prezzi, dei titoli e delle azioni che si verificò all'epoca, che si verifica storicamente in modo periodico sui mercati finanziari internazionali, la dimostrazione che questi non lo capiscono, questo fenomeno, sta nel fatto che essi sbagliarono tutte le previsioni. Francesco Giavazzi sostenne che il crollo di Lehman Brothers era un fenomeno da salutare con grande entusiasmo, perché voleva dire che il mercato funziona, voleva dire che i cattivi che non sanno fare il loro mestiere vengono espulsi dal mercato e i buoni che invece lo sanno fare reggono e di conseguenza poi garantiscono lo sviluppo del sistema. E Giavazzi dopo appena un paio di settimane disse: scusate, mi sono sbagliato, ho detto una cazzata. E Alberto Alesina poche settimane prima disse: no, ma questa è una correzione temporanea del sistema, vedrete che durerà poco, sarà una di quelle cose di cui ci dimenticheremo nel giro di pochi mesi. Abbiamo visto com'è andata. Ma non è soltanto una questione di, come dire, incapacità di lettura degli economisti mainstream nostrani, perché in realtà Robert J. Lucas, premio Nobel per l'economia, pochi anni prima del crollo del 2008, disse dinanzi all'Associazione degli Economisti Americani, una delle più importanti associazioni del mondo, Lucas disse: il problema della prevenzione delle recessioni è stato definitivamente risolto. Ecco, se c'è una frase che è stata seccamente smentita più di altri, proprio questa qui di Lucas. Ora, perché la teoria... L'hanno ritirato il premio? No, vi preannuncio, faccio uno spoiler, vi preannuncio che uscirà per il Saggiatore un libro mio di un giovane mio collega tra pochi mesi che si chiama Abolire il premio Nobel per l'economia? Punto interrogativo. A riprova che qualche problema c'è, diciamo, con il premio Nobel. Ad ogni modo, perché per la teoria economica dominante è praticamente impossibile riuscire a comprendere e quindi a prevedere i crolli del mercato azionario? Perché per la teoria dominante i prezzi dei titoli e più in particolare delle azioni sono semplicemente determinati dai dividendi futuri attesi. Cioè, in altre parole, se io mi attendo dividendi alti, cioè profitti alti, allora sarò disposto a comprare le azioni a prezzi alti. Se invece mi attendo dividendi relativamente bassi, allora io sarò disposto a comprare le azioni a prezzi bassi. I prezzi delle azioni, stando alla teoria dominante, dipendono solo ed esclusivamente dai dividendi, cioè dai profitti attesi. Stando a questa teoria, i prezzi delle azioni possono sì oscillare, ma la loro variabilità è modesta, è molto limitata, perché deve essere in qualche modo vincolata alla variabilità dei dividendi, che effettivamente è modesta, è bassa. Quindi, in altre parole, poiché la teoria dominante sostiene che i prezzi delle azioni dipendono semplicemente
dai dividendi futuri che ci si attende poi dal possesso di quelle azioni, e poiché i dividendi variano poco nel corso del tempo, anche i prezzi delle azioni dovrebbero variare molto poco, il che rende impossibile per la teoria dominante capire i crolli del mercato. Tuttavia, un altro premio Nobel, perché di tanto in tanto i premi Nobel imbroccano le loro analisi, un altro premio Nobel, Robert Schiller, nel 1981 pubblicò un test empirico che in realtà rappresentò vero e proprio, come dire, De Profundis per la teoria dominante, perché in questo test empirico molto discusso e molto studiato, Schiller dimostrò che in realtà l'andamento dei prezzi azionari è molto più instabile rispetto all'andamento dei dividendi. La variabilità, o per meglio dire la varianza dei prezzi azionari, risultava essere 5 volte più alta della variabilità, ovvero della varianza dei dividendi. Il che, Schiller sosteneva, doveva significare per forza di cose che i prezzi non possono semplicemente dipendere dai dividendi futuri attesi, devono dipendere da qualcos'altro. E la realtà, e Schiller su questo ci è arrivato e con lui chiaramente molti altri, la realtà è che i prezzi delle azioni e in generale i prezzi che si formano sui mercati finanziari sono sganciati dai dividendi attesi. Questi prezzi seguono infatti delle logiche puramente speculative, che Attac conosce bene. Se mi attendo che i prezzi saliranno, compro oggi azioni per rivenderle domani e ottenere un guadagno di capitale. Se mi attendo che i prezzi scenderanno, vendo oggi azioni per poterle ricomprare domani e ottenere ancora una volta un guadagno di capitale. In tutti i casi ottengo un guadagno di capitale del tutto indipendente dai dividendi, del tutto indipendente da quelli che vengono considerati i cosiddetti fondamentali dell'economia. È un sistema di pura speculazione. Per darvi un'idea, diciamo, di come funziona il sistema, vi faccio l'esempio di un'operazione che è stata fatta da una società, diciamo, vicina a Warren Buffett. Warren Buffett forse lo conoscete per aver fatto un'affermazione molto interessante. Warren Buffett dichiarato qualche anno fa, è un magnate della finanza molto, molto famoso, americano, statunitense. Warren Buffett ha dichiarato qualche anno fa, guardate che la lotta di classe esiste, esiste come? Il punto è che la stiamo vincendo noi. E questo è interessante, perché è interessante? Perché mentre dalle parti degli eredi più o meno degni e diretti della tradizione del movimento operaio c'è ancora qualcuno che si attarda nella abiura di Karl Marx, invece i magnati della finanza lo leggono Marx. E questo è dimostrato non soltanto da Warren Buffett, ma è dimostrato da The Economist, il quale pochi mesi fa, in occasione del bicentenario della nascita di Marx, dichiarava, scusate, non della nascita, della morte, di Karl Marx, dichiarava governanti di tutto il mondo, due punti, leggete Marx, punto esclamativo, The Economist, e il Financial Times scriveva appena pochi giorni prima che Marx è più attuale che mai. Ecco, interessante notare come se ce l'avessero tolto di mano, come se lo avessero usurpato. Qualcuno dalle nostre parti ancora si attarda a fare la biura di Marx e quelli lo leggono e ne traggono vantaggio. Loro lo sanno che la lotta di classe esiste. Dalle parti della cosiddetta sinistra, insomma, ci si è imbarazzati sempre tanto negli ultimi anni a dire lotta di classe. Chi si azzardava mai a fare una dichiarazione del genere? Ecco,
Parentesi, Warren Buffett, per tornare a lui, qual è la cosa interessante? Una società da lui controllata, nei giorni fondamentalmente del crollo, che cosa fece? Fece un'operazione di questo tipo. Si fece prestare titoli azionari, grosso modo 10 miliardi di dollari, garantendo al prestatore il rimborso delle azioni nel giro di relativamente poco tempo e il pagamento di un interesse di grosso modo il 10%, 1 miliardo di dollari, interesse pesante, anche perché il tempo era molto breve. Nel corso di quell'arco di tempo, che cosa succede? Che immediatamente dopo aver ottenuto in prestito le azioni, questa società le vende al prezzo corrente, al prezzo di 10 miliardi di dollari. Attende pochi giorni, i prezzi crollano di circa il 20%, quindi crollano a 8 miliardi, la società ricompra i titoli, restituisce i titoli al prestatore, paga 1 miliardo di interessi e ottiene 1 miliardo di capital gain, di guadagno di capitale, in 12 giorni. 1 miliardo di capital gain in 12 giorni. E se ci pensate, il capitale di partenza è zero. Affascinante. Non precipitatevi sul mercato finanziario nel tentativo di replicare, diciamo, questa alchimia, perché poi è un po' complicato, però ecco, punto, si parte da lì, okay? Ad ogni modo è indicativo di come, insomma, il sistema è sganciato dai dividendi, la dinamica dei prezzi è sganciata dai cosiddetti fondamentali del sistema. Ora, cosa significa tutto questo? Beh, significa una cosa importante. Significa che il sistema, il cosiddetto libero mercato, è irrazionale. Ovvero, significa che il sistema del nostro tempo, l'attuale regime di accumulazione del capitale, trainato dalla finanza privata e fondato sulla centralità dei mercati finanziari, è un sistema irrazionale, è un sistema caotico, è un sistema inefficiente, è un sistema anarchico nel senso di Marx. Doveva essere un sistema, questo è quel che ci hanno spiegato i tanti liberisti di sinistra che si sono affacciati sulla scena politica per oltre un ventennio, doveva essere un sistema in grado di generare efficienza, sviluppo economico e sociale equilibrato. In realtà, e oggi ce ne accorgiamo con chiarezza, è un sistema che crea forte instabilità macroeconomica, come riconosciuto persino dal Fondo Monetario Internazionale, aumento delle disuguaglianze e concentrazione dei capitali in sempre meno mani, ancora una volta centralizzazione dei capitali nel senso di Marx. È un sistema trovato pervasivo a causa della libera circolazione internazionale dei capitali a livello mondiale. Ci si è domandati come mai il crollo di Lehman Brothers abbia provocato una crisi che si è diffusa a livello mondiale nel giro di veramente pochi mesi. Il motivo è abbastanza semplice. I mercati finanziari sono fortemente interconnessi a livello internazionale. Globalizzazione capitalistica significa in primo luogo globalizzazione dei mercati finanziari. E quello è in realtà anche il veicolo poi di propagazione delle crisi economiche. Quindi è un sistema fortemente instabile, fortemente squilibrato, ma è anche un sistema altamente interconnesso, che quindi propaga i suoi virus in tempi brevissimi. Ancora una volta un fenomeno molto più potente, più pervasivo di quanto non fosse nel 1929. Quale considerazione traiamo, diciamo, da questa narrazione? Traiamo una considerazione, io direi, abbastanza inquietante,
riguardo a quello che è stato il modo in cui gli eredi più o meno degni e diretti della tradizione del movimento operaio hanno interpretato questi tempi. Io potrei farvi l'elenco, naturalmente, diciamo, per carità non lo faccio, ma potrei farvi l'elenco, e potreste farlo voi a me, degli esponenti di vertici politici e istituzionali della cosiddetta sinistra di questi anni che hanno spesso evocato lo spauracchio dello spread per giustificare le loro azioni di politica economica e magari per augurarsi che i mercati punissero i loro avversari politici. Io la chiamo sinistra spread. Si è utilizzata nel corso degli anni un'espressione sinistra spritz, e io invece no, la chiamo sinistra spread perché secondo me è più opportuno, è più adeguato. Poi sinistra spritz la usano i fascisti, questa cioè, non mi piace più, invece sinistra spritz non ha senso. Perché è inquietante il riferimento allo spread, che è stato, come dire, un po' il punto di riferimento, la cartina di tornasole, la bussola, la, come potremmo dire, la stella polare delle politiche economiche portate avanti dai governi, diciamo, sostenuti da maggioranze di partiti eredi del movimento operaio? Beh, è inquietante perché quella punto di riferimento parte dal presupposto che i mercati siano razionali ed efficienti, parte dal presupposto che i mercati abbiano ragione, parte dal presupposto che quando i mercati puniscono il sistema con crolli dei prezzi e aumento dello spread, appunto, vuol dire che siamo noi ad aver sbagliato qualcosa e i mercati non sono altro che il termometro che segnala una malattia che abbiamo noi. Prendere lo spread come cartina di tornasole, come punto di riferimento, come stella polare della politica economica, significa credere che i mercati siano razionali, efficienti e abbiano ragione. Questo ha fatto la sinistra per oltre un tempo. E lo sta facendo tuttora. Ed è inquietante. Quando io ascolto esponenti di quel che resta della sinistra augurarsi senza tante cerimonie che ci pensino i mercati a spazzar via i governi reazionari e populisti del nostro tempo, io francamente comincio a temere che ci vorranno non pochi anni, ci vorranno tantissimi prima di ritrovare un minimo di luce, prima di recuperare i cosiddetti lumi, perché se ci si affida ai mercati per spazzare via l'avversario politico significa che la situazione è ancora molto confusa. E non dobbiamo essere lieti, diversamente da come diceva Mao, perché insomma la situazione è diversa rispetto all'epoca sua. E perché poi è importante segnalare questo aspetto? Beh, perché poi sinistra spread significa fondamentalmente sudditanza al liberismo. 25 anni di sudditanza al liberismo, questo è stato essenzialmente questo quarto di secolo. La cosa che più mi inquieta però è che oggi noi ci troviamo alla vigilia, o forse ci siamo già con i piedi dentro, ad una nuova stagione di sudditanza. È una sudditanza direi ancora più inquietante. È la sudditanza che alcune forze di sinistra, che ancora in un certo senso si richiamano o pretendono di richiamarsi alla tradizione del movimento operaio, è una sudditanza che alcune forze di sinistra esprimono nei confronti dei partiti reazionari e xenofobi. Perché se ci pensiamo bene, il modo in cui
le forze della cosiddetta sinistra o di quel che resta di essa stanno interpretando questa fase storica, per esempio sul terreno dei movimenti migratori, beh, a me sembra ancora una volta un segno di sudditanza. Non è solo una cosa che riguarda Emmanuel Macron, il grande difensore dell'Europa unita, il grande liberale, potremmo dire, il quale poi alla prova dei fatti si rivela essere un tenace inseguitore della Le Pen in materia di immigrazione, perché questo è. E non è solo questione di Macron, il quale tuttavia è stato sostenuto anche da soggetti che in linea di principio vorrebbero rappresentare la sinistra radicale negli ultimi tempi. A me è sembrata, diciamo, una come dire, opzione politica sbagliata sostenere Macron persino al momento del confronto con la fascista, perché queste cose poi si pagano, perché il meno peggio è causa del peggio di questi tempi, e bisogna tenerlo presente, e bisogna distinguersi per avere un punto di vista autonomo. Ma non è cosa che riguardi solo Macron. La sudditanza nei confronti delle politiche securitarie, delle politiche di guerra agli immigrati, è una sudditanza che è stata espressa anche da altre forze. Il Partito Democratico è stata espressione, come dire, lampante di questa sudditanza, di entusiasmo nei confronti della linea del ministro degli interni del precedente governo, che è abbastanza chiara e evidente. Ma purtroppo questo fenomeno sta cominciando a diffondersi anche tra forze che dovrebbero in qualche modo rappresentare la nuova sinistra. Accade all'estero, accade anche qui. Si parla di rossobrunismo, si parla di sinistra rossobruna. Virus state che ancora una volta sudditanza. Ecco, per dare un'idea di quanto la vostra associazione avesse visto giusto e fosse stata lungimirante, ma a quanto lavoro ci sia ancora da fare per poter far sì che certe tematiche entrino nella discussione, io riporto sempre un esempio, un caso abbastanza evidente. È incredibile come nel dibattito politico, nella discussione, dai talk show alle decisioni istituzionali di vertice, sia stata sdoganata la xenofobia, sia stata sdoganata la guerra agli immigrati, sia stato sdoganato persino il razzismo, sia stata sdoganata una politica di rigido controllo dei movimenti di persone a livello internazionale, ed è altrettanto incredibile come non si discuta in nessun caso, in nessuna circostanza, di controllo dei movimenti internazionali di capitale. Questo pieno e questo vuoto, questa differenza così marcata, secondo me è indicativa della fase storica. Ed è qualcosa di terrificante, perché poi, in un certo senso, dalla irrazionalità del mercato finanziario si passa all'irrazionalità politica. La ricerca scientifica evidenzia come il fenomeno migratorio crei effetti dal punto di vista dei salari e dell'occupazione sui lavoratori nativi del tutto secondari. Del tutto secondari. Qualche effetto esiste, ma è l'ultimo di una lunga serie di effetti. Eppure oggi è all'ordine del giorno presumere che il crollo della quota salariale che si è registrato per oltre un trentennio sia dovuto agli immigrati. Una mistificazione colossale, contraria alla scienza e alla ricerca accademica più autorevole, eppure è diventata senso comune, dalle irrazionalità del mercato finanziario alle irrazionalità politica. Ed invece di controllo dei movimenti di capitale non si discute minimamente tra le forze cosiddette progressiste
in Europa e in tanti altri paesi. Eppure, paradossalmente, è il Fondo Monetario Internazionale, apologeta istituzionale del liberismo, che riconosce oggi che la libera circolazione internazionale dei capitali genera fenomeni di instabilità macroeconomica di tale portata da rendere razionale un ripristino della discussione sui vecchi controlli sui movimenti di capitale. Il Fondo Monetario Internazionale discute di controlli sui movimenti di capitale dalle nostre parti, presso le cosiddette forze progressiste, l'argomento resta tabù. Ecco, io credo che questi siano, come dire, gli indizi della fase oscura nella quale ci troviamo, del lavoro che c'è da fare, ma della ragione in senso illuminista e, se posso permettermi, marxista che abbiamo. Grazie. Grazie molto, Emiliano. Adesso due o tre domande, come dicevo, per mettere Milano di scappare, diciamo delle domande secche, insomma, che lui possa rispondere facilmente. Mi chiamo Luciano Viveri. Volevo fare una domanda perché noi sono 73 anni che siamo occupati da una potenza straniera che ci dà le indicazioni, no? Cioè, ci dice: vuoi occupazione? Vieni a Djibouti, vieni, segui le missioni di pace, ti facciamo lavorare. Però su altre cose noi non possiamo dire niente, e questa è un'indicazione, no? Poi c'è l'indicazione che ci dice la BCE: se fai una manovra diversa, sale lo spread, noi ti ammazziamo ogni iniziativa di cambiamento che vuoi. Lei, in un incontro che non mi ricordo, ha parlato dell'articolo 26, per 56, che riguarda il movimento di capitali. Ora, non mi risulta che da nessuna parte si sia mai riusciti a controllare i movimenti di capitali, perché i capitali vanno dove più rendono. Quindi, per cambiare un po' la situazione, dato che il sud è sempre uguale al sud, no? Cioè, quindi vuol dire capitalismo imperversa continuamente. Questa misura, o con altre misure tipo la moneta, le monete parallele e l'azione di questo governo, cosa mi può dire un po', sintetizzando naturalmente? A parte ringraziarti per la tua relazione, cioè, tu hai detto come il sistema economico basato sulla finanziarizzazione capitalista, liberista, sia inefficiente, irrazionale e così via. Secondo me, cioè, questa cosa qui lo diciamo da un sacco di tempo. Quale alternativa abbiamo? Ora, mi rendo conto che è una domanda, non so, ci vorrebbe molte altre relazioni. Cioè, però, cioè, l'esperienza altra, secondo me, è la pianificazione in economia, che ha creato qualche problema. Penso che avere delle linee di alterità di cosa sia indispensabile per i movimenti. Parlava prima di sudditanza della sinistra al pensiero di destra, e recentemente si esprime soprattutto nel cosiddetto rossobrunismo. Senza essere probabilmente un rossobrunista, è nota a tutti la fondazione da poco dell'associazione Patria e Costituzione da parte di Fassina. Allora io mi chiedo quali possibilità ci sono di regolare politicamente i mercati
e le chiedo, stando, rinazionalizzando un conflitto, stando all'interno della dimensione nazionale, e se non debba invece tornare ad essere grande patrimonio della sinistra, la lotta per un'Europa democratica, federale, diciamo socialista. Capisco che è difficile con la storia recente dell'Unione Europea, ma probabilmente se non si recupera questa dimensione non c'è alcuna possibilità di anteporre una capacità regolatoria ai mercati globali. Allora, dunque, no, in primo luogo, gli articoli sono, vabbè, dal 56 in poi, in realtà l'articolo di riferimento è l'articolo 65 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. È un articolo che ammette, nell'ambito anche dell'Eurozona, forme di controllo dei movimenti internazionali di capitali in casi pur temporanei ed eccezionali, ma li ammette. Questo articolo è diventato operativo, non è lettera morta, è diventato operativo durante le crisi di Cipro e della Grecia, durante le quali sono stati introdotti controlli contro le fughe di capitali, sia pure in misura assolutamente, in modo assolutamente tardivo. Voglio precisare che lei ha detto che i controlli dei movimenti di capitali non si sono mai verificati. No, che scherziamo. I controlli sui movimenti di capitali sono stati efficacemente impiegati dal secondo dopoguerra fino grosso modo agli anni 70. Controlli rigorosissimi, estremamente rigidi. Forse ricorderete l'epoca nelle quali si cercava di spostare contanti fuori dall'Italia tramite i cosiddetti spalloni, cioè gente che metteva i contanti sotto le Mercedes. Era complicato spostare i capitali, gli spalloni andavano pure in galera, non era semplice, ed era un sistema che funzionava bene. Qualcuno sostiene, sistema mondiale, controlli sui movimenti di capitali vigevano negli Stati Uniti come in Europa, come nel resto del mondo. Non è un caso che siamo stati i 30 gloriosi, come sono stati definiti, cioè non è un caso che quello sia stata un'epoca di sviluppo economico e sociale straordinaria. Non è un caso. Qualcuno sostiene, ma oggi con lo sviluppo dell'informatica, con i trasferimenti online, è tutto più difficile. No, tutt'altro, è tutto più facile, è tutto assolutamente più facile, perché gli spostamenti di capitale avvengono sempre, diciamo, codificati nominalmente, e si riesce sempre, volendolo, ad identificare la fonte. Quindi è più facile oggi quanto non avvenisse ieri. Quindi non esistono ostacoli tecnici al controllo dei movimenti di capitale, non si tratta di una fantasia, perché la storia ha già visto efficace applicazione dei controlli sui movimenti di capitale, non soltanto nei paesi socialisti, ma in tutto l'arco del cosiddetto regime di Bretton Woods, che è stato il regime monetario internazionale vigente dal 44 al 71. Giustamente, mi dicevi, d'accordo, i mercati sono irrazionali, qual è l'alternativa? E citi la pianificazione. Nel 2012 io ho pubblicato un libro, si chiamava L'austerità è di destra e sta distruggendo l'Europa. Uno dei capitoli di questo libro io lo intitolai Modernità della pianificazione. L'editore, restavo fino all'ultimo giorno prima della stampa, disse: Emiliano, ma modernità della pianificazione, ma perché? Perché non metti modernità della programmazione?
E lui disse, no, no, noi lì dobbiamo mettere modalità della pianificazione. E lui disse, fare la figura del trinariciuto. Io dico, questo rischio me lo prendo da una vita, quindi non ti preoccupare, sono vaccinato. Tuttavia, in quel capitolo, in realtà, tutto, diciamo, era fuorché una sorta di nostalgia da trinariciuto. Qualcuno forse, non so se tutti sanno che cosa significa trinariciuto, lo dico. Allora, i trinariciuti chi erano? Erano gli apologeti dell'Unione Sovietica. Perché si chiamavano trinariciuti? Perché nella propaganda della Democrazia Cristiana si rappresentava, diciamo, il bolscevico per eccellenza come un soggetto tarchiato, grosso, gigantesco, che rischiava in qualche modo di violare l'illibatezza della donna italiana, perché c'era proprio questo mostro sostanzialmente sovietico, rosso, che si avvicinava ad una donna cattolica, naturalmente tutta di bianco, e questo mostro aveva tre narici, trinariciuto. Quindi, come dire, l'editore del Saggiatore voleva dire fare la fine di essere il filo sovietista che arriva dell'ultima ora sostanzialmente. E io non condividevo questa tesi, infatti poi il nome fu modernità della pianificazione. Perché non la condividevo? Perché in quel capitolo, nel consiglio di rileggere se vi capita, io spiegavo come la questione della pianificazione sia stata in realtà una questione centrale nel dibattito interno ai paesi capitalistici. L'esempio più lampante della centralità del problema della pianificazione proviene dagli Stati Uniti d'America. Nel 1974, all'interno del Congresso degli Stati Uniti d'America, venne istituita una commissione, si chiamava Commissione per la Pianificazione Economica Nazionale. Era presieduta da Vassili Leontiev, premio Nobel per l'economia, sovietico e poi emigrato negli Stati Uniti. Quella commissione fondamentalmente proponeva una soluzione alla crisi che stava attraversando gli Stati Uniti e molti altri paesi capitalistici dell'epoca. L'obiettivo era quello di restringere il potere dei mercati finanziari all'interno del sistema, regolamentare nuovamente i flussi finanziari, determinare una forte pubblicizzazione degli investimenti produttivi. Quindi sostanzialmente l'investimento non deve essere più regolato e disciplinato dalla logica dei mercati finanziari, ma deve essere una opera in primo luogo del governo politico del paese. La commissione per la pianificazione nazionale presieduta da Leontiev negli Stati Uniti fu discussa, diciamo, le sue azioni all'interno del Congresso americano. La piega che poi prese la politica americana nel corso di quegli anni fu diversa, naturalmente. Era il preludio della grande Reaganomics, che di lì a poco sarebbe sopraggiunta e che avrebbe significato proprio la nascita del regime di accumulazione del capitale trainato dalla finanza privata, che è il regime attuale. Tuttavia, in quel punto del tempo si verificò e avemmo, diciamo, a che fare con un bivio storico. Esisteva un'altra opzione. Esisteva un'opzione di tipo pianificato che venne persino contemplata nel paese, come dire, più capitalista del mondo e che poi naturalmente venne accantonata e venne scelto il suo esatto opposto. Tuttavia questo esempio è importante per chiarire come quando discutiamo di pianificazione dobbiamo senz'altro tener conto dell'esperienza sovietica, degli errori e degli orrori dell'esperienza sovietica, ma dobbiamo collocarla in un quadro più generale, dove alla grandezza, ma anche agli errori e agli orrori del grande esperimento sovietico,
si aggiunge anche l'esperimento di programmazione e persino l'evocazione del piano che viene fatta in molti paesi capitalistici all'epoca, e io aggiungerei anche, bisognerebbe anche capire perché un paese gigantesco e colossale come la Cina, io non sono un apologeta del caso cinese, ma è emblematico il caso cinese di come quella esperienza contenga elementi di pianificazione che giustificano tassi di sviluppo e varianza dello sviluppo molto migliori rispetto a quelli dell'Occidente capitalistico di questi anni. La pianificazione è moderna, può entrare nel dibattito politico. C'è una questione, secondo me, che è fondamentale, che bisognerebbe discutere riprendendo tematiche che sono state ampiamente affrontate nel corso dei decenni passati, e andrebbe subito rimessa all'ordine del giorno. C'è una questione che secondo me ostacola la riapertura di un dibattito sulla pianificazione e sulla pianificazione socialista, diciamola tutta. La questione fondamentale è quella che attiene al concetto di libertà. Libertà nel senso, potremmo dire, tipico della rivoluzione francese, cioè libertà borghese. La questione fondamentale è che nella vulgata, nel discorso dominante, capitalismo vuol dire libertà. È un collegamento che ormai è talmente tanto entrato nella, diciamo, discussione, nell'argomentazione, che sembra invalicabile. Ebbene, io mi permetto in queste circostanze, quando si cerca di collegare e di rendere sostanzialmente sinonimi il capitalismo e la libertà, mi permetto di ricordare tutte le esperienze di regime capitalistico in cui si realizzano pesanti, sempre più pesanti restrizioni ai diritti di libertà nel senso borghese del termine. Esempi innumerevoli, non c'è bisogno di citare il Cile. Ce ne sono tanti altri. Restrizioni dei regimi di libertà tipici di meccanismi di sviluppo capitalistico. E al tempo stesso dico che bisognerebbe ridiscutere del rapporto esistente tra pianificazione e libertà, un tema ampiamente evocato nei decenni passati, un tema che secondo me dovrebbe essere riattualizzato. Questo per provare a rispondere alla tua giusta provocazione. Ed ancora, dimensione nazionale o lotta per un'Europa federale, potremmo dire sociale, in prospettiva addirittura socialista? Ma io mi permetto di osservare che secondo me questa dicotomia è proprio, come dire, ancora una volta emblematica, non mi riferisco a te naturalmente, ma alla discussione prevalente, è emblematica di una sudditanza, cioè emblematica di una incapacità, diciamo, di chi vorrebbe rappresentare la classe, le classi subalterne, di proporre un punto di vista autonomo. Io vedo sostanzialmente, prendo ancora una volta le categorie marxiane per interpretare il fenomeno, io vedo sostanzialmente un processo in atto di centralizzazione dei capitali e una conseguente lotta tutta interna alla classe capitalista, una lotta tra i grandi capitali con una forte proiezione transnazionale che puntano ad accentuare questo processo di centralizzazione e che quindi sono interessati a mantenere un carattere globale del sistema economico, perché la centralizzazione avviene globalmente naturalmente, e piccoli capitali proiettati soprattutto sulle economie nazionali con una scarsa proiezione verso l'esterno, in grande affanno, i quali invece evocano una prospettiva di ripiego nazionalista. Io vedo due soggettività politiche con le loro, naturalmente, rappresentanze
con i loro agenti del capitale, come si sarebbe detto in linguaggio marxista. Io vedo oggi soggettività politiche che rappresentano solo e soltanto o l'una o l'altra delle, diciamo, grandi forze in gioco. E chi manca? Manca il lavoro subordinato, mancano i cosiddetti oppressi, manca il punto di vista autonomo, manca la soggettività rivoluzionaria potremmo dire, ma manca la soggettività del lavoro. E se esistesse questa soggettività del lavoro, beh, noi ci renderemmo conto che in realtà l'internazionalismo proletario, quello che va dal manifesto del Partito Comunista e arriva fino ai giorni nostri, non si identifica né con la dimensione nazionale come viene concepita, perdonatemi il riferimento di basso profilo, a patria e costituzione, giusto per capirci, né ovviamente alla come dire, evocazione speranzosa di tipo spinelliano, che era un antimarxista peraltro, e che ha attraversato per tanti anni la sinistra, anche la sinistra radicale. Sono sbagliate tutte le impostazioni, sono antistoriche se poi le si tenta di collegare a quella che è stata la tradizione del movimento operaio. L'internazionalismo è altra cosa. Io personalmente mi sono permesso di fare una proposta a proposito di internazionalismo, l'ho presentata al Parlamento europeo qualche tempo fa nel novero della cosiddetta sinistra europea, penso che sia assolutamente attuale e in un certo senso è una proposta che spariglia le carte. Si chiama standard sociale internazionale sui movimenti di capitale. È una proposta che ovviamente attiene alla possibilità di introdurre controlli e restrizioni sui movimenti di capitale da e verso quei paesi che facciano sistematico dumping dei salari, dei diritti e delle tutele. Ed invece una proposta che rinnova e ripropone accordi internazionali tra paesi che mirano a rinunciare alle politiche di dumping. Quindi una proposta internazionalista, perché cerca in qualche modo di arginare i processi, i flussi provenienti e diretti verso i paesi che fanno dumping, e cerca al contrario di costituire alleanze, rapporti economici, finanziari e sociali con quei paesi che mirano al contrario a rinunciare alle politiche di dumping e alla pesante instabilità macroeconomica che si genera attraverso di esse. In linea di principio, una forma di standard sociale internazionale potrebbe persino essere lo sviluppo dell'articolo 65 sul Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Ma se posso permettermi, dei destini, dei trattati vigenti, ce ne dobbiamo importare fino a un certo punto, perché sono destini del capitale, sono destini rispetto ai quali noi poco potremo, quantomeno nel breve, sono logiche interne di sistema. Il fatto che oggi a sinistra ci si divida sui destini dell'euro, tra pro-euro e anti-euro, anche a sinistra, è sciocco, perché è una meccanica del capitale, perché non abbiamo voce in capitolo, perché i regimi monetari si fanno e si disfano nel corso della storia del capitalismo, ed è cosa che non ci riguarda. La nostra vocazione dovrebbe essere quella del recupero dell'internazionalismo del lavoro, e di fare proposte autonome e indipendenti per chiarire che non è nostra né l'agenda politica degli agenti del capitale transnazionale né quella degli agenti del piccolo capitale nazionale, sciovinista e potenzialmente fascista. Così la vedo. Grazie. Devo scappare via come ho preannunciato a Marco. Buon lavoro, buon prosieguo e spero di non rivederci fra 15 anni. Grazie. Grazie.
per le sollecitazioni di stimolo, insomma, da riprendere e consolidare. Sei staccato. Allora, do la parola adesso a Nicoletta Dentico, giusto? Beh, Nicoletta è nell'amministrazione della Banca Popolare Etica e anche, leggo, nella Fondazione della Finanza Etica. Sì, Fondazione della Finanza Etica. E poi tante altre cose, insomma, no? E quindi, senz'altro è una persona che potrà aiutarci a capire molte cose, insomma, del mondo della finanza. Ti lascio la parola. E poi magari facciamo che interviene Matteo e poi domande da tutti perché c'è la possibilità. Bene. Grazie e ammetto tutta la difficoltà di parlare dopo Brancaccio, però come dire ci provo, anche perché non sono una tecnica in senso stretto. Pur essendo consigliere dell'amministrazione di Banca Etica, mi cimento con il tema della finanza e una prospettiva appunto di promuovere la finanza, una diversa modalità di usare il denaro. Ma dunque, io vorrei innanzitutto partire da questa prima Brancaccio l'ha chiamata celebrazione, no? Questo anniversario di 10 anni. Se uno guarda l'ultimo Economist, no? Che dice appunto la finanza dopo 10 anni è stata messa a punto, è stata sistemata, has been fixed. E l'Economist ricorda giustamente, vorrei partire da qui, che noi ci viviamo, Eliot diceva nella Wasteland, nella Terra Desolata, che era aprile il mese più crudele, no? In realtà noi ci troviamo in questa settimana, abbiamo appena celebrato i 17 anni del crollo delle due torri, l'11 di settembre, e domani appunto avremo questo nuovo anniversario. In realtà in questo primo ventennio sono questi due eventi, no? Che hanno segnato in maniera fortissima l'inizio del millennio. Probabilmente tutti ci ricordiamo che cosa facevamo l'11 di settembre, no? Forse siamo meno sensibili a ricordare che cosa stavamo facendo in quel giorno in cui giovani uomini arrampantissimi fino a pochi minuti prima, uomini e donne della Lehman Brothers uscivano con i loro scatoloni, dandoci anche plasticamente una rappresentazione iconica molto forte di che cosa significa il senso del lavoro, no? In America sta tutto dentro una scatola, cosa che per noi è incomprensibile, no? Una cosa molto difficile da immaginare. E tuttavia, anche se non ci ricordiamo che cosa facevamo esattamente il 15 di settembre del 2008, le affinità con l'11 di settembre non sono pellegrine, non sono stravaganti. Perché, come dire, in termini di morti accertate, probabilmente il 2008, la crisi di questi 10 anni di crisi finanziaria non ha niente da invidiare a quello che è avvenuto in termini di vite umane dopo il 2001. In termini di terrorismo, quello che si consuma con le armi, e il terrorismo che si è fatto poi con sia un certo tipo di comunicazione sulla quale voglio tornare dopo, ma anche con le misure della politica che sono seguite a questo crollo della finanza e dell'economia, e poi anche il terrorismo che si è veramente consumato sulla vita delle persone. Solo recentemente, discutendo con gli amici che organizzano il Festival dei diritti umani a Milano, volevano parlare del concetto di conflitto e guerra. Beh, la guerra che si è consumata dopo il 2008 contro le persone normali, i cittadini normali, a cui è stata in un certo senso imputata la responsabilità, quella ultima, quella che si racconta ancora, no? Dell'indebitamento degli stati che invece si erano ulteriormente indebitati per
venire incontro alle esigenze delle banche, quindi del debito privato, sono come dire, pennellate che ci dovrebbero aiutare a costruire una narrazione su questi eventi, sulla correlazione che esiste fra i due eventi e anche sulla, diciamo, su come si sono mossi tutto sommato in maniera parallela, al punto che noi ancora oggi, dopo 10 anni e dopo 17 anni, ci ritroviamo a doverli in qualche modo gestire. Questa è stata la prima crisi planetaria, ok? La prima crisi planetaria, che credo la crisi più lunga, che non è finita ancora. I rapporti, noi abbiamo appena pubblicato su Valori un dossier, che vi invito a valori.it, un dossier su 10 anni di questa crisi, e tutto sommato non è per fare, come dire, facile demagogia finanziaria, però non siamo noi a dirlo. Qualche mese fa Deutsche Bank è uscita con un rapporto il quale fa questa diagnosi, cioè mentre nel 2008 era abbastanza immaginabile che la crisi speculativa, la crisi finanziaria sarebbe arrivata dagli Stati Uniti, oggi è abbastanza difficile proiettare, immaginare, fare un po' il prestigiatore di da dove verrà questa crisi, no? Ci sono varie scintille che potrebbero far detonare il sistema finanziario. Inoltre ci sono come dire, segnali che sono molto, molto preoccupanti ancora oggi. La vostra domanda qui è che come è cambiata l'economia? L'economia è cambiata nel senso che in questi 10 anni sicuramente noi quello che vediamo è un debito mondiale che è 3 volte rispetto al PIL. Abbiamo una patologia sistemica che mai si è manifestata a questo livello. Il rapporto alle conoscenze, alle disponibilità, alle risorse che ci sarebbero nel mondo, cioè quella delle disuguaglianze. Oggi noi viviamo appunto questa accumulata forbice tra ricchi, sempre più ricchi, e tutto il resto del mondo che si sta impoverendo. Per la prima volta noi vediamo questa dinamica avvenire nel nord e nel sud del mondo, cosa che per una, diciamo, terzomondista come me sembra una grande opportunità, perché finalmente capiremo cose che le popolazioni del sud del mondo hanno vissuto negli ultimi 40 anni. Vediamo che si sono ridotti enormemente in questi 10 anni i margini di manovra che le banche centrali possono mettere in campo per affrontare la situazione, e essendo io giornalista sono molto quindi colpita da come si raccontano le cose, dalle parole che si usano. Io credo che si sia consumata in questi 10 anni un'operazione di comunicazione straordinariamente potente. Luciano Gallino su questo aveva giustamente molto indugiato, ovvero sia che appunto quello che è stato un cataclisma provocato dal debito privato, dalla deregolamentazione totale, dal caos, dall'anarchia di cui prima ci ha parlato Emiliano, dei capitali privati, è per una strana torsione, o anzi invece per una mirabile capacità, di una mirabile strategia di comunicazione di coloro che hanno prodotto la crisi, è diventato appunto, come dicevo prima, una responsabilità del settore pubblico e dei cittadini che appunto non sanno vivere dentro i confini delle loro possibilità, ok? E guardate che questo è il motore che ancora oggi ispira le politiche, perché se i governi sono intervenuti in maniera tardiva prima, a parte forse un po' gli Stati Uniti, ma comunque in maniera tardiva, sulle politiche di sostegno delle banche, perché è vero che nessun blocco, diciamo, multilaterale, voglio dire, neppure l'Europa, intesa nel senso che veniva prima evocato
può permettersi un crollo del sistema bancario semplicemente perché le banche hanno questa funzione di far di essere capaci di valutare di prendere le misure dei, almeno dovrebbero fare, di prendere le misure dei crediti che fanno, di valutare i rischi e di agire con questa capacità di intermediazione tra l'offerta del denaro e la domanda, cosa che oggettivamente non fanno più, ma questo dovrebbe essere la loro funzione, non c'è nessun altro che lo fa in maniera così strutturata. Quindi nessun paese si può permettere il crollo di un sistema bancario, ma noi siamo arrivati in questi 10 anni a non solo sostenere, come dire, portare le banche in ospedale, come ha detto Stiglitz, e cercare di curarle perché erano too big to fail, troppo grandi per fallire, ma anche, e cito un altissimo funzionario del Ministero del Commercio americano, too big to jail, cioè troppo grandi per mandare in galera i responsabili che avevano provocato questo sconquasso. Io penso che questo, da un punto di vista, come dire, di una cultura politica, ma anche di una cultura di cittadinanza di tutti noi e di un evento che si è comunque esteso per 10 anni, che non dà prova di essere concluso, perché in fondo abbiamo chiesto a coloro che hanno in qualche modo sancito la regola della deregolamentazione, cioè la regola che le regole non ci siano e che hanno, sono stati un po' all'origine di questo terremoto finanziario, che peraltro non è l'ultimo, cioè il Fondo Monetario Internazionale ha contato 124 scosse finanziarie, crisi finanziarie tra il 1970 e il 2007, quindi no, appunto non è l'ultimo. Dicevo prima che già se, chi ci studia sopra ne immagina altri. Questo passaggio che è stato in qualche modo sancito, avvalorato da molta stampa e che è stato sancito e avvalorato dalle politiche di austerity che hanno, sono state l'unica trovata che i governi hanno saputo mettere in campo per compensare l'erogazione, un sacco di erogazione di fondi che avevano dato al sistema del debito privato, secondo me sono un passaggio dal quale ancora non ci siamo ripresi, una forma di smarrimento, di sgomento collettivo dalla quale non ci siamo ancora ripresi e difficilmente credo che ci riprenderemo perché l'ultima coda di questa operazione di comunicazione è naturalmente poi quello che stiamo vivendo oggi, che prima è stato in qualche modo appunto citato, cioè queste forme di populismi, queste forme di ritorno di uno degli effetti dell'economia più devastanti di questi 10 anni, cioè che se abbiamo difeso le banche, se abbiamo supportato il sistema bancario, niente abbiamo fatto per sostenere quei milioni e milioni di persone che hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, si ritrovano a fare lavori molto più precarizzati e di un livello molto più basso e non siamo per niente ancora riusciti a intervenire sulle dinamiche della disuguaglianza che cresce. Noi dal 2015 siamo in questa bolla narrativa degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, no? Sustainable Development Goals, che come dire forse avranno una funzione per incitare un po' e stimolare qualche attività didattica, qualche racconto, ma in realtà noi ci troviamo effettivamente oggi con una situazione che è assolutamente destabilizzante. La racconta benissimo, non a caso, sono le banche che sono le prime a dire effettivamente, a dare una sfaccettatura molto dettagliata di quello che è la realtà di oggi. Una banca che ogni anno fa il rapporto sulla ricchezza, The Global Wealth Report, ed è una banca svizzera, Credit Suisse,
che ha pubblicato il suo ultimo rapporto nel novembre del 2017, cercando appunto proprio di raccontare la ricchezza nei 10 anni della crisi finanziaria. E quello che ci dice il Credit Suisse che di fatto la crescita della ricchezza negli ultimi 10 anni ha superato la crescita demografica su scala globale, e che il 2017 è stato in assoluto l'anno in cui maggiormente si è prodotto quel fenomeno che raccontava prima Emiliano Brancaccio, cioè la concentrazione dei capitali, ovvero sia i ricchi nel 2007 sono cresciuti in media del 6, la ricchezza è cresciuta in media del 6,4% solo in un anno, e badate bene, l'Italia è uno dei 10 paesi dove questa ricchezza è maggiormente cresciuta, un racconto che a noi naturalmente non danno, perché a noi dicono invece che in Italia i soldi non ci sono. I soldi invece ci sono, questa è una buona notizia. La seconda buona notizia è che non ce ne sono mai stati tanti in giro. Qual è il problema? Il problema è che come succede da tanto tempo, come continua il capitalismo, per cui c'è questo bellissimo libro di Colin Crouch che vi suggerisco, mi viene non so esattamente il titolo in italiano, però lui in inglese ve lo traduco, è La strana non morte del capitalismo, The Strange Non Death of Capitalism. Quindi mentre il capitalismo continua a risomministrare le solite minestre, e come dire, nonostante sia chiaro a tutti che nelle forme in cui si sta organizzando, si è organizzato dagli anni, dalla fine degli anni 70 a oggi, non funziona, così continua una delle sue più laceranti manifestazioni, ovvero sia il fatto che alla domanda di denaro che c'è, perché c'è un sacco di gente che ha bisogno di denaro, questa domanda di denaro non si incontra quasi mai con l'offerta di soldi che invece esiste. C'è una totale voragine tra domanda e offerta, che dovrebbe essere invece, come dire, una delle regole più fondamentali di una dinamica di mercato, no? Bene, quindi in questo campo, quello della finanza internazionale, noi ci ritroviamo alla violazione sistemica di una delle regole del mercato, una delle regole del capitalismo, cioè il mercato, l'incontro fra la domanda e l'offerta. Noi ci ritroviamo oggi con appunto tutta una serie di fenomeni che vediamo, che abbiamo visto manifestarsi in questi 10 anni, ovviamente appunto abbiamo le sofferenze, ci tengo, come dire, noi possiamo guardare le dinamiche teoriche, possiamo guardare i numeri, no? I PIL, possiamo guardare appunto, però poi tutto questo, io nella vita, a parte fare la consigliera dell'amministrazione bancaria, mi occupo di salute, okay? Di politiche sanitarie, e poi non riesco a uscire da questa rappresentazione, per esempio, che riguarda la Grecia, dove per la prima volta la banca centrale greca fece l'analisi del costo che che le misure di austerità avevano prodotto nel paese, e appunto in termini di salute io considero la salute uno degli indicatori più precoci e inequivocabili, evidentemente, no? Di quello che è lo stato di salute di un paese, sia in termini economici, ma soprattutto in termini politici, cioè in termini di democrazia, in termini di patto sociale che si crea fra governati e governanti. Bene, i dati che la Banca Centrale riporta in questo rapporto, il primo rapporto che ha scritto nel 2015, sulla situazione della Grecia dal punto di vista sanitario, in relazione alle misure di austerity e in relazione alle condizioni imposte alla Grecia per avere il prestito, che è l'ultima tranche, quella dell'agosto scorso, ma insomma complessivamente sono 260 miliardi di dollari, di euro, scusate, di euro, è che in Grecia noi ci siamo ritrovati con
una percentuale di suicidi che è aumentata del 40%. Ci siamo ritrovati con 1.200.000 bambini non vaccinati perché purtroppo nel sistema di welfare greco l'accesso al servizio sanitario è legato all'accesso al lavoro, cioè a un riconoscimento, diciamo, occupazionale, per cui i bambini delle persone che avevano perso il lavoro sono usciti fuori dal sistema sanitario e non venivano vaccinati. Abbiamo visto un incremento pazzesco del ritorno di malattie come l'AIDS, e malattie che erano state debellate come malattie, come dire, tornata la malaria in Grecia, ok? Abbiamo avuto un incremento pauroso di tutta una serie di patologie legate allo stress, ok? E se andate a vedere, purtroppo non riesco a prendere qui, ma proprio nel dossier di valori c'erano tutti gli ultimi dati aggiornati sull'incremento di utilizzo di psicofarmaci. Vabbè, insomma, adesso vi sto dando questa come traccia, perché appunto poi di questo stiamo parlando dei 9 milioni di persone che hanno perso la casa dopo il 2008 e che sono rimasti assolutamente in bolletta, cioè tutti i soldi che avevano erano perduti. Stiamo parlando degli 8 milioni di persone che solo in America hanno perso il lavoro. Dall'altra parte, come dire, the other side of the equation, dall'altra parte invece penso al fatto che solo nel 2009 i grandi capitani che guidavano queste banche, Lehman Brothers, ma anche JP Morgan, ma anche insomma, le agenzie di rating, ma anche tutte le altre banche che poi sono venute collassando come effetto sismico della caduta di Lehman Brothers, ma appunto abbiamo la situazione dell'Islanda, la situazione di Cipro, le banche greche, ma anche il collasso che si è avuto alla Bank of Scotland, che era una delle banche più, come dire, quasi ci è arrivata lì. Nel 2009, nonostante tutto questo, gli AD o i CEOs, cioè i dirigenti delle cinque più grandi banche del mondo, si sono messi in tasca da soli qualcosa come 114 miliardi di dollari, ok? Quindi oggi noi, parlando di come è cambiata l'economia, come dire, da un punto di vista meramente bancario, perché penso che poi il mio contributo sia quello di guardare che cos'è cambiato nel settore bancario dopo questo crollo, ok? Beh, allora, il primo problema è che si sono adottate alcune piccole, scarse, insufficienti misure che riguardano il sistema bancario vero e proprio, ma che queste misure non hanno avuto come corrispondenza le misure sia nel settore delle politiche monetarie sia nel settore delle politiche fiscali. Questo è il primo. Sulle politiche monetarie, cioè il controllo dei capitali, era quello che diceva esattamente prima Emiliano Brancaccio, quindi non mi soffermo. Non c'è stata nessuna idea, non c'è nessuna idea di appunto pensare a come regolamentare quello che Gallino chiamava il finanz capitalismo, o comunque questa specie di casinò finanziario che è la deregolamentazione dei capitali. Dall'altra parte non si sono oggettivamente adottate politiche fiscali adeguate. Qualcosa ha fatto un po' Obama con questi stimoli che ha dato al paese, che infatti sono un po', come dire, gli effetti positivi li stiamo in un certo senso vedendo adesso con Trump, ma niente ha fatto l'Europa, che invece come misure ha pensato soltanto quella di provvedere ai tagli. Okay? Quindi, se qualche cosa di positivo è stato fatto nel campo tecnico bancario, è difficile immaginare che gli effetti di queste misure potranno produrre dei cambiamenti veramente positivi in mancanza di una, diciamo, situazione di contorno che possa anche forzare le banche a fare il lavoro seriamente. Ok? Abbiamo avuto Basilea 2, abbiamo avuto Basilea 3, cioè ci sono degli accordi che sono stati messi in campo che oggi costringono sicuramente le banche a fare che cosa?
a controllare meglio il loro diciamo, capitale di rischio, a controllare meglio i loro crediti deteriorati, a controllare meglio quelli che sono gli indebitamenti. Oggi, soprattutto negli ultimi tempi, soprattutto con Basilea 3 e con tutta questa così, appunto, macchinazione, questa architettura che si è costruita recentemente sui non performing loans, cioè sui crediti deteriorati, è evidente che si devono adottare misure di trasparenza, di tracciabilità, di controllo più rigorose, che noi vediamo positivamente, perché è quello che Banca Etica peraltro ha sempre fatto, quindi cioè, niente di nuovo, si può fare. Devono in qualche modo occuparsi di più dei concetti di sostenibilità, perché appunto si capisce che così le banche crollano, e hanno sicuramente migliorato, c'è una pressione perché si migliori quello che si chiama l'oversight, cioè il controllo del rischio e della compliance, anche del rispetto delle regole che sono date. C'è anche il tentativo di mettere un po' a freddo, di controllare questi stipendi assolutamente incomprensibili, per cui uno che fa crollare una banca becca una quantità di soldi mostruosi, che in genere sono qualcosa che si aggirava e si ancora aggira, perché non è che ancora tutte le regole sono messe a terra, sono state enunciate e codificate, ma qualcosa come 700-800 volte di più di quello che stava al banco, diciamo alla cassa. Però ancora non è cambiato il sistema, per cui per esempio più della metà dello stipendio di uno che lavora in banca si costruisce sugli incentivi e i bonus che tu hai sulla vendita di determinati prodotti, no? Che è quello che da noi, venendo all'Italia, ha prodotto sicuramente, in mezzo a tante altre ragioni che dovremmo, insomma, che non sono forse, sono una specifica tutta italiana, ma comunque il fatto che oggi uno che lavora, un funzionario di banca, guadagni più del 60%, 65-70% del suo stipendio dalla vendita di prodotti, induce questa persona a vendere la qualunque a chiunque, anche se sa che quella persona non potrà mai essere corrispondente da un punto di vista finanziario, di sostenibilità esistenziale rispetto al prodotto che vende, ma lui ci fa il suo stipendio da questa cosa, ok? Questo non è ancora stato toccato, questa questione, che secondo me è una questione poi nella realtà piccola, nella realtà pulviscolare di tutti noi che abbiamo un conto in banca, piuttosto significativa. Naturalmente oggi le banche sono sottoposte regolarmente a quelli che vengono chiamati gli stress test, quindi sono sottoposte anche a delle azioni di controllo per vedere se il loro andamento è quello giusto. Ma appunto si è fatto assolutamente poco perché le banche facciano veramente il loro dovere, cioè la speculazione è ancora tutta lì, la vendita dei derivati sì, si è forse un po', come dire, ridotta, ma è ancora tutta lì, gli avvoltoi, come diciamo appunto nel nostro dossier, si aggirano ancora, non è che abbiamo eliminato queste dinamiche. E soprattutto le banche, nonostante una erogazione, questa forma di, diciamo, di mercato finanziario drogato, per cui col quantitative easing continuiamo a immettere soldi, continuiamo a dare loro soldi perché facciano prestiti, le banche non usano i soldi del quantitative easing per dare prestiti, per fare credito alle piccole e medie aziende, all'economia sostenibile, a settori economici che sono quelli dell'economia, diciamo, dell'economia verde, della green economy, piuttosto che di un'economia sostenibile. No, usano questi soldi per costruire, per cartolarizzare, per costruire pacchetti che sono effettivamente ancora pacchetti tossici. Quindi, cioè, i problemi ci sono ancora molto seri. E dopo 10 anni, l'invocazione che come Banca Etica, o comunque come persone che si occupano di finanza etica, facevamo 10 anni fa, cioè di smetterla, di delegare a funzionari della banca
un prodotto, una cosa come i nostri risparmi, i nostri soldi, che insomma riteniamo tutto sommato, no? Sono frutto del nostro lavoro, cioè, non ha più senso, non ha mai avuto senso, non aveva senso nel 2008, ma ne ha ancora meno oggi, affidare questi, con un assegno in bianco, affidare una fiducia così totale a questi operativi, i nostri soldi, senza fare loro domande, senza farci noi domande su come questi soldi, i nostri soldi, vengano utilizzati. Ok? Io sono sicura che anche nel nostro mondo c'è un sacco di gente che continua a portare i soldi in banca senza chiedersi se la banca, che magari usa da sempre, ha mai, come dire, se fa speculazioni nel campo del finanziamento delle armi, quello fortunatamente ancora abbastanza rintracciabile in Italia, anche se molto meno, ma per esempio le speculazioni nel campo energetico, il sostegno a operazioni legate all'economia estrattiva, devastazioni ecologiche prodotte appunto con operazioni di speculazione legate alla speculazione che c'è sui prodotti del cibo. Noi non ci dobbiamo dimenticare che cadeva Lehman Brothers e si crollava tutto l'impianto e la struttura organizzativa di Lehman Brothers, ma contestualmente in Burkina Faso, in Niger e in molta parte dell'Africa si scatenava una fame provocata dalla speculazione sul cibo che era molto legata ai subprime e che è proprio stata anche temporalmente molto vicina, e che noi si fanno speculazioni, appunto gli operatori finanziari, l'industria finanziaria fa speculazioni sugli stessi debiti sovrani, quindi come dire, molti paesi soffrono del debito, ma c'è qualcuno che invece, come dire, ci si arricchisce enormemente su quelle proiezioni appunto di risultato dei vari debiti, ok? Quindi questo ancora non è successo. Finisco perché vedo che mi stanno incalzando. Altre questioni che riguardano, per esempio, a livello la situazione di questi giorni, no? Si sta molto parlando, per esempio, del rapporto dell'Argentina col Fondo Monetario Internazionale. Noi abbiamo ci siamo ispirati qualche tempo fa all'Argentina, che era uscita completamente dalle istituzioni finanziarie internazionali, che aveva deciso nel 2001-2002 di giocarsi la partita uscendo da quelle che potevano essere le regole del capitalismo mainstream. Oggi l'Argentina si ritrova con una crescita del debito durissimo, sta lì a implorare il Fondo Monetario Internazionale che gli esborsi i soldi che gli ha promessi. Abbiamo un'Africa che si sta indebitando enormemente, e quindi noi ci ritroviamo, sono stata parte, ma insomma come Marco e altri, a tutta la campagna, Marco te la ricorderai sicuramente, di Jubilee 2000, no? Per l'abolizione del debito, 20 anni dopo, anche meno, ci ritroviamo proprio a 12, perché abbiamo abolito sì un pezzetto di debito, ma le dinamiche che producono il debito sono ancora tutte lì, anzi, si sono rafforzate. Perché l'interdipendenza che la globalizzazione produce fa sì che quei pochi che gestiscono questi meccanismi non hanno molti problemi a trovare un accordo fra di loro e a gestire e a orchestrare meccanismi che poi invece impattano tutto il mondo. E quindi, anche per diciamo, lavorare sulla pars construens, perché sì, non è cambiata solo l'economia, vediamo oggi appunto che sta cambiando la società, è cambiata sicuramente il nostro paese, ma in Europa è cambiata antropologicamente la società europea. Ci si chiedeva qualche giorno fa a un incontro se quelle del 2019 non saranno le ultime elezioni europee che faremo, no? Perché anche questo non è una proiezione così peregrina, neppure questa. Penso che la finanza etica possa effettivamente essere una risposta almeno di dire io ci provo, cioè io cerco di muovermi in un uso del denaro che tiene profondamente conto delle ripercussioni non economiche dell'azione economica che faccio, quindi
ci deve essere una presa in carico molto forte dell'azione che stiamo anche come Banca Etica facendo, non solo in Italia evidentemente, ma a livello europeo e soprattutto a livello internazionale, per promuovere una pratica di finanza che si chiami fuori, che sia un'alternativa seria. Vi do un dato: il 50% dei clienti di Banca Etica sono persone che sono state rifiutate dal sistema bancario standard. E dicendo questo dato, qualche mese fa a Pisa, un esperto di economia chiedeva al mio, diciamo, vicino di sedia come Banca d'Italia potesse sostenere, accettare che c'era una banca che si prendeva il 50% di coloro che il sistema bancario classico rifiuta. E io gli rispondevo dicendogli che in realtà poi alla fine Banca Etica, fare banca sostenibile, fare banca in maniera, diciamo, sostenibile, guardando negli occhi la gente e non per vendergli un prodotto tossico, un prodotto che ti fa lo stipendio, ma per vendergli un prodotto finanziario che risponda all'esigenza di quella persona, non è da buonisti, non siamo buoni. Noi abbiamo i più dove gli altri ci hanno in meno o ci hanno uno zero virgola, ok? La sofferenza del credito di Banca Etica è un quinto di quella del sistema bancario italiano, e non perché siamo bravi, semplicemente perché fare credito vuol dire dare fiducia, vuol dire appunto mettere il progetto economico di quella persona al centro. Quindi è un'alternativa reale, un'alternativa oggettiva, non è una favola bella che viene raccontata così per essere in questo conciliabolo di anime che si vogliono bene e pensano di stare... No, è un modo intelligente di fare finanza. L'altra questione è un processo, un percorso che è oggi fortemente spinto a livello internazionale. ATTAC è presente quando siamo a Ginevra alle Nazioni Unite per orare questo trattato internazionale, ed è un po', come dire, l'elefante nella stanza, ovvero sia la regolamentazione delle multinazionali. Perché noi, come dire, dobbiamo uscire da questa idea che oggi costruiamo lo sviluppo sostenibile con la responsabilità sociale dell'impresa, convincendo le aziende ad essere più compatibili alle necessità dell'umanità, di essere più buone, di essere, come dire, più, no, suadenti anche nel loro messaggio, perché poi alla fine qui ci sono tante ambiguità, cioè questo rischio del greenwashing, ma anche del ethic washing, no? Che diventa tutto sostenibile, che se una multinazionale cambia le sue lampadine e ci mette appunto quelle più sostenibili, questa è responsabilità sociale di impresa e quindi ha fatto una grande azione. E poi lo stesso vale per le banche, sia chiaro, e poi magari continua a vendere i derivati. Insomma, per intendersi, non basta mettere una suora nel proprio consiglio d'amministrazione per darsi una, come fa qualche banca che non cito, per, come dire, no, darsi una parvenza di occuparsi della sostenibilità. Ci vogliono regole del gioco. Quando si parla di regolamentazione delle multinazionali, stiamo anche evidentemente parlando delle multinazionali del settore bancario, non soltanto delle multinazionali che producono nei vari settori industriali, ma anche dell'industria finanziaria. Questo è un percorso che tra qualche settimana vedrà la sua quarta puntata a Ginevra. Ovviamente è un percorso che parte dal sud del mondo, è un percorso che ha avviato e stimolato fortemente l'Ecuador e il Sudafrica, che si ritrovano a casa propria diverse multinazionali che hanno fatto scempio dei loro paesi. È un percorso che oggi vede qualche sostegno da altre realtà che l'Europa cerca di contrastare in tutti i modi, ma che la società civile di tutto il mondo, i movimenti sociali in particolare, meno le ONG ma più i movimenti sociali, stanno spingendo, e abbiamo da due settimane una prima bozza di un trattato, ok? Andremo a discuterla a Ginevra, comincerà la discussione, per arrivare a sancire non soltanto che se fai schifezze devi pagare non soltanto una penale in cash, devi pagare una multa, ma devi andare in galera.
soprattutto bisogna dare certezze di accesso alla giustizia per le vittime, che sono invece sempre trattate come le ultime ruote del carro, appunto l'ho citato prima rispetto ai 10 anni della finanza. E quindi è un percorso che secondo me e secondo noi rappresenta una prospettiva di lavoro. Fare un trattato è sempre un modo anche per fare cultura su una questione, e pertanto io penso che in una sede come quella di ATTAC dobbiamo portarla avanti, dobbiamo cercare di spingere verso questa soluzione e fare in modo che l'Europa, tra i vari attori che in questo momento fanno, diciamo, resistenza, passi a miglior consigli. Tutto si tiene, le cose non sono separate, e io credo che questa sia la grande lezione che anche come cittadini dobbiamo assumere: la finanza non è separata dall'occupazione, non è separata da tanti altri aspetti della nostra vita. Grazie. Perché appunto dopo c'è un'altra sessione, quindi do la parola a Matteo Bottolò, che lo conosciamo molto bene perché nel CAT e quindi sul tema del debito, si è molto occupato, diciamo, dei trattati internazionali di TIP, insomma, va bene. Ha quindi una dimensione ampia dei suoi interessi e delle sue conoscenze. Lascio la parola e poi dopo, se abbiamo ancora un po' di tempo, qualche intervento dalla sala. Allora, grazie agli organizzatori in particolare. Una cosa importantissima, ha scritto un libro molto attraente, La gabbia dei trattati, quindi ne ha alcune copie, chi fosse interessato anche da lui. Bene, c'è stato pure lo spot... la reclamo, eccetera eccetera. Allora ringrazio gli organizzatori, in particolare Marco, che mi hanno chiamato a parlare di questi temi. Sono molto contento di essere qui, sono la B2E della scuola estiva di ATTAC, finora come semplice utente tra virgolette, adesso da questa parte del tavolo vediamo se dopo l'intervento di Brancaccio e Nicoletta riesco un po' a essere all'altezza. Sono due persone con le quali ho legami indiretti forti, perché io sono stato tanto tempo con l'organizzazione Manitese, abbiamo militato entrambi, forse in tempi diversi, eccetera eccetera. Tu sei un po' più giovane. Sì, un bel po' non è vero, però poi con il professor Brancaccio è fra il gruppo di amici col quale abbiamo pensato un po' ai problemi dell'Unione Europea, del capitalismo internazionale, è sempre stato un riferimento importante, in particolare col laboratorio politico Senso Comune, l'abbiamo chiamato a Firenze, con un confronto che è stato veramente molto interessante e anche più ampio di quello che ho potuto fare qui cerchiamo di essere un po' più concisi. Dunque, esordisco dicendo che io, cercando il bilancio degli ultimi 10 anni, così in maniera un po' aforistica, ho sentito in questi ultimi anni un fortissimo senso di déjà vu, nel senso che essendomi occupato un po' delle campagne di varie associazioni, la cosiddetta società civile, per quanto riguarda soprattutto l'America Latina, un continente al quale ho sempre prestato una particolare attenzione, le problematiche più forti erano il debito pubblico e il commercio estero. E adesso mi sono trovato negli ultimi anni ad avere di fronte a questi problemi proprio riguardo ai nostri paesi, di cosa? Sul debito pubblico e il commercio estero, quindi uno stranissimo senso di déjà vu. Ora, facendo un po' una carrellata proprio di fenomeni molto aforistici, di che cosa è cambiato veramente in questi anni, perché sono cambiate veramente tante altre cose, ci sono dei fenomeni veramente molto rilevanti. Una cosa, per esempio, di cui quasi nessuno parla, anche se ancora non si è parlato, è l'ingigantimento del ruolo delle banche centrali del mondo, che hanno triplicato i loro bilanci, valutati a un range fra i 22 e i 24 trilioni di dollari. Un trilione sono 1.000 miliardi, quindi questo. Poi, naturalmente, la crisi, il calo della crescita del PIL, eccetera, eccetera. C'è la fine dei BRICS. I BRICS non esistono più. Cioè,
i paesi emergenti, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, alcuni sono ancora abbastanza in crescita economica, altri sono in crisi, quindi non esistono più come il gruppo che ha una configurazione sufficientemente unitaria da poter agire come un soggetto unitario. Crisi naturalmente conosciamo tutti, che ha colpito soprattutto gli Stati Uniti e l'Unione Europea in tempi diversi, il crollo dei regimi progressisti latinoamericani, che ora sono tutti giù, tranne forse la Bolivia, il solo che esiste, l'Ecuador è un po' la scritta, eccetera, eccetera, varie ondate di proteste nel mondo, le primavere arabe, gli indignati di Wall Street, che sostanzialmente sono fallite tutte, più o meno tutte. Questo ce lo dobbiamo dire molto, molto chiaramente, cioè il movimentismo in questa fase o ha prodotto delle entità politiche che sono prese carico o ha fallito. L'austerità è diventata l'ortodossia economica globale in moltissimi paesi, che ha visto tagli sostanziosi alle pensioni in 105 paesi, alla sanità in 56 paesi, ai salari in 130 paesi, privatizzazioni diffuse in 55 paesi, previsione di impatto di contrazione del PIL tra il 2016 e il 2020 per 132 paesi. Studio dell'ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro, del 2015. Crescita delle diseguaglianze, non la nomino neanche, tutti la conosciamo. Aumento dei debiti pubblici, da una media del 72 al 106% sul PIL della media globale dei paesi. Quelli emergenti, quelli un po' più poveri, un pochetto di meno, ma sempre qualcosa. Ora, fra tutto questo io cerco di dare un taglio di lettura attraverso l'analisi dei trattati di libero mercato e dello sviluppo del commercio estero. Che cosa ci dice questo? Che tutti i fenomeni collegati hanno un collante comune, hanno un qualcosa di comune, hanno dei legami sistemici comuni, e cerchiamo di attraverso lo spiraglio di ciò che avviene nel commercio internazionale di capire un po' cosa succede. Cominciamo dicendo che il commercio internazionale ha avuto negli ultimi 50-60 anni una crescita molto forte. Nel 1960 il 24% del PIL mondiale era riguardante import e export. Cioè il 24% vuol dire che per esempio un paese esporta merci corrispondenti al 12% del suo PIL e ne importa merci corrispondenti a un altro 12%, che potrebbe essere però 20% e 4%. Chiaramente se un paese esporta tanto e importa poco è contento, la Germania è contentissima. Se invece esporta pochissimo e deve importare tanto è messo un po' peggio. Infatti negli Stati Uniti sta succedendo qualcosa. Quindi questo per capire qual è questo tipo di indicatore. Nel 1970 era il 26%, nel 2015 poco di più, 3 punti di più. E poi chiaramente il PIL è in crescita, quindi non è lo stesso PIL. Nel 1980 era il 38%, nel 1990 era sempre il 38%, nel 2000 era il 51%, nel 2008 era il 60,9%, la cosa più alta. Poi c'è un balzo molto forte, nel 2009 c'è il 52%, quindi il commercio globale va giù. Poi c'è stato un certo recupero, si risale al 56%, al 60%, sempre sul 60%, 60,1%, e poi c'è una ridiscesa. Attualmente nel 2016 è il 56,2%. Qual è stata la reazione delle maggiori potenze del mondo? Il protezionismo. Cioè tutti dicono, oddio, oddio, è arrivato Trump, c'è il protezionismo c'è da 10 anni, quindi quella è proprio un'interpretazione. Se vedete il sito del CEP, un interessante pensatore sulle dinamiche economiche, dal 2009 in poi ha un rapporto annuale in cui tiene conto delle misure protezionistiche, cioè quelle che in qualche maniera escludono gli investitori esteri e quelle che liberalizzano, quelle più liberiste. Nel 2009 per esempio c'erano 914 misure protezionistiche, liberalizzatrici 277, in proporzione abbastanza chiara. Alla fine, dal 2009 al 2018, contando che il 2018 non è finito, loro elencano 8.262 misure protezionistiche e 3.393 liberisti. Quindi il protezionismo c'è,
e sono proprio i paesi come gli Stati Uniti d'America che ne fanno di più. C'è anche la cartina molto bella nel sito del CERT che si vede anche quali sono i paesi che le applicano di più e quelli colpiti di più, e fra entrambi ci sono sia gli Stati Uniti che la Cina, cioè la Cina ne fa ma anche ne subisce parecchio. Ora, essendo la scuola politica di attacco, non sto a spiegarvi cosa siano le politiche di free trade, di libero scambio, perché presumo che non solo che qualcuno magari lo saprà anche meglio di me, ma che diversi abbiano seguito le campagne sul WTO, eccetera, eccetera, quindi soltanto un bignamino veramente piccolissimo per chi si fosse un attimo distratto. C'è stata la fase che io ho chiamato l'ascesa del libero mercato, in cui si è passato dagli accordi di libero scambio sostanzialmente non politici, cioè il GATT era un vecchio trattato del 1947, di 23 paesi, nessuno ha mai protestato contro il GATT, non c'è mai stato nessun cosa di piazza, nessun dibattito politico, era una cosa molto tecnica, molto noiosa, molto barbosa, non gliene fregava niente nessuno. Le cose sono cambiate quando il GATT è stato trasformato bruscamente durante l'Uruguayan Round, cioè dal 1986 al 1993, nella potente e innovativa Organizzazione Mondiale del Commercio, che inseriva, ora, con tanti anni, devo dire, di campagne anche sul libero commercio, questa cosa non l'ho mai sentita spiegare così chiaramente come io l'ho vista dopo aver letto, ed è questa, il passaggio fondamentale che riassumo è stato che mentre il GATT sostanzialmente disciplinava in maniera liberista merci, cioè cose che erano già per loro stessa natura prodotte per essere commercializzate, si arriva, come progetto negli anni 70, ma in maniera effettiva negli anni 90, a mettere sul mercato cose che prima non lo erano. E prima, come la salute umana, sarebbe stato un po' arduo durante la guerra fredda proporre di mettere sul mercato, quindi un processo di forte liberalizzazione a molti livelli. Questa cosa va in crisi praticamente subito, qui dopo pochissimi anni entra in crisi, dice bisogna riformare l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'abbiamo fatto ora, eccetera, eccetera, ci sono quasi tentativi di far avanzare, c'è Hong Kong, c'è Cancun, 2004, 2006, eccetera, eccetera, questa roba non ci cava niente. Allora gli Stati Uniti e l'Unione Europea in particolare si buttano a fare accordi bilaterali, dato che mettere insieme, che so, 140 paesi è molto difficile, io vado dal Perù, io sono un gigante economico e cerco di convincerlo con le buone e con le cattive, e lì effettivamente c'è stato qualche successo. Poi c'è stata la grande crisi economica internazionale nel 2007-2008, da allora si apre una era nuova in cui emergono questi accordi mostruosi che non sono più multilaterali nel senso che includono tutti i paesi, ma ne prendono decine, però con caratteristiche differenti. Cioè, citando il report dell'UNCTAD del 2014, dice in maniera chiarissima questi accordi bilaterali e regionali non sono più trade agreements, non sono più accordi di libero mercato, sono accordi di integrazione economica comprensiva. Comprensi vuol dire su molti fattori. Infatti sono definiti come Economic Partnership Agreement, quindi questi propongono una integrazione molto più stretta. Quindi sostanzialmente, mentre quelli di prima, nella fase precedente, si parlava, non so se vi ricordate, sull'agricoltura, le varie tipi di dazi che sull'agricoltura era possibile fare, gli appalti, la proprietà intellettuale, pensate ai medicinali, eccetera, eccetera, le privatizzazioni che vengono fortemente consigliate o quantomeno impedito di venire rimesse in discussione, qui l'elemento che diventa prevalente sono i principi di armonizzazione regolativa e le forme di giurisdizione arbitrale per dirimere le controversie. Cosa vuol dire? Armonizzazione regolativa vuol dire che se noi con gli Stati Uniti facciamo un trattato su determinate materie, i nostri principi legislativi devono essere convergenti, se no non fai più l'integrazione, è molto chiaro. E quindi
vengono messe delle varie forme. Ora ti parlo un attimo delle banche su questo aspetto, forse avremmo dovuto lavorare di più con chi in qualche maniera si occupa della finanza etica, quelli che riguardano il settore bancario. A questo proposito, durante un incontro che si è tenuto qua proprio qui a Cecina, fra l'altro, con alcuni parlamentari del 5 Stelle, ha parlato un po' dei contenuti del TTIP proprio in materia bancaria. Ci sono alcuni documenti, voi sapete che alcuni documenti sono usciti in distraforo e quindi noi come campagna ovviamente li abbiamo usati, anche se qualcuno li ha rubati, in maniera molto meritoria. E cosa dicono questi? Il principio fondamentale è che quando una delle due parti deve legiferare su questa materia, cioè sulle banche, il principio fondamentale non deve disturbare troppo l'altra parte. E come fa? Si deve consultare con l'altra prima dell'iter legislativo in Parlamento. Quindi prima ancora ci sia la discussione parlamentare, c'è già un filtro per assicurarsi cosa? La conformità a dei principi regolatori. E quali sono questi principi regolatori? Sono di incidere il meno possibile sull'altra parte, se non per misure di carattere macroprudenziale. Se no non va bene. Macroprudenziale sono le misure che mirano la stabilità non del singolo istituto, ma dell'insieme del sistema finanziario. Quindi se io dico una certa categoria di banche vorrei avesse dei requisiti di capitalizzazione più forti, no, non lo posso fare. Posso farlo soltanto se io, inizialmente, dimostro che quella è una misura che è indispensabile per la stabilità finanziaria nel suo complesso. Altrimenti la controparte dice, no, che mi vuoi fare? Mi vuoi applicare questa roba qui? No, non hai capito. Questa cosa non si fa. Oltretutto queste misure prudenziali sarebbero non more bothersome than necessary. Cioè non più oneroso del necessario, cioè devi regolare ma mica troppo, se no fa brutto. Poi occorre stabilire gli standard internazionali come i massimi, che anche questo può essere anche qualcosa abbastanza limitativo. A questo proposito, fra l'altro, faccio rilevare che questa cordata lobbistica che tendeva a promuovere una liberalizzazione forte del settore non fa capo alle banche americane, ma quelle europee. In particolare Deutsche Bank. E ora forse abbiamo capito il perché. Anche perché la morfologia del sistema dei due paesi è molto diversa. Negli Stati Uniti le aziende si approvvigionano molto più rispetto alle loro controparti europee direttamente al mercato dei capitali e non vanno a chiedere alle banche. Da noi il 70% viene dalle banche, anche se naturalmente l'Unione Europea sta promuovendo una riforma per rendere il nostro sistema più simile a quello americano, quindi immaginate, negativissima. Poi c'è anche il principio del mutuo riconoscimento, cioè l'interscambiabilità del regime regolatorio, cioè io riconosco che tu in Deutsche Bank puoi mettere una filiale nel mio territorio, se io sono negli Stati Uniti, nella misura in cui tu riconosci che Goldman Sachs può andare in Francia, però in caso di controversia la intercambiabilità può essere ritirata, quindi anche questo è un qualcosa che si traduce sostanzialmente in un minore impatto regolatorio, eccetera, eccetera. E poi ipotesi di un foro, cioè questi organismi che nei trattati proliferano, un Joint EU-US Regulatory Forum, cioè che sarebbe un ente sostanzialmente in cui si dovrebbe avviare un confronto quando viene una proposta di legge che inerisce a questi tipi di materie. Tutto questo al di fuori del potere del Parlamento, e magari anche del governo. Non vado oltre. Questo è soltanto un esempio per suggerire il fatto che questo tipo di integrazione è un tipo di integrazione molto forte che si innerva direttamente nell'assetto istituzionale dei paesi. Ma perché questo? Vi dico un'altra cosa e poi cerchiamo di dare una risposta al perché. Un altro elemento tipico è l'ISDS.
e cioè l'arbitrato, il sistema di giurisdizione per le controversie relativo agli investimenti. Il primo l'ha fatto la Germania nel 1959 con il Pakistan. Il ragionamento è questo: io investo da te, tu sei un paese un po' a rischio e quindi ho paura di perdere i soldi. Allora, se c'è qualcosa che va storto, tipo una nazionalizzazione, una rivoluzione, eccetera, eccetera, io ho bisogno di una corte, di un istituto giuridico che abbia potere su di te e che ti ripigli i soldi e che mi rientrano se le condizioni di partenza non sono adeguate. Ora, parlando del Pakistan del 59, del 60, forse, ora parlando della Francia, dell'Italia, del Canada, questo ragionamento sembra abbastanza forzato. In realtà abbiamo numerose analisi per cui l'istituto di arbitrato di giurisdizione è considerato antigiuridico della maggior parte dei giuristi mondiali, per un motivo semplice, perché tu, se sei un'azienda, hai sempre la possibilità di andare a un tribunale nazionale per il tuo diritto. Come farà ciascuno di noi, come può fare ciascun cittadino, come può fare ciascun privato. Adesso invece i soggetti aziendali più forti, cioè le multinazionali sostanzialmente, hanno la possibilità di attaccare la legislazione dello Stato che fa una misura legislativa sgradita sul principio che possono chiedere risarcimento per i profitti persi del passato, del presente e del futuro, quindi prevedendo che quanti soldi avrebbero guadagnato, eccetera, eccetera. E, nella maggior parte degli attuali accordi sono previsti questo tipo di la possibilità del ricorso all'arbitrato. Questi nuovi accordi mostro, cito alcuni che conoscete tutti e qualcuno che non conoscerà nessuno. Il TTIP lo conosciamo tutti, c'è Marco con cui si è fatto anche un incontro assieme, se ne parla tanto. Il CETA, che certo è fra Unione Europea e Canada, sono solo due, però noi siamo 28 stati, quindi già comincia a essere impegnativa la faccenda, anche se la Commissione Europea è il negoziatore unico. Poi il TISA, questo misteriosissimo trattato, che dal 2016 non se ne sente parlare più, ho controllato proprio ieri, non ci sono novità, che sarebbe relativo ai servizi e riguarderebbe 50 stati. 50 stati. E quindi l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Australia, la Svizzera, Israele e tanti altri, eccetera, eccetera. Anche lì sono uscite alcune copie, con un distraforo su una di queste, nel frontespizio c'è scritto che i contenuti dovranno rimanere riservati per il tempo di 5 anni anche in caso di approvazione. Quindi una opacità formidabile. Il TPP, che fortunatamente è fallito, che abbracciava tutti i paesi del Pacifico, ma non la Cina, e un altro che immagino quasi nessuno conoscerà, RCEP, e questa è la sigla RCEP, che è un trattato che riguarda 12 paesi del sud-est asiatico, in cui la Cina c'è e come. Ora, cos'è secondo me la novità forte che lega ai fenomeni che prima ho elencato? Secondo me ci dà l'indicazione che la globalizzazione come progetto degli anni 90 sostanzialmente è fallita. Quindi anche il progetto di rendere il mondo una tabula rasa in cui i capitali possono scorazzare in maniera più o meno libera, le merci possono circolare, i flussi di persone possono circolare, eccetera, eccetera, sostanzialmente è fallita. Mi pare che si possa dire che l'articolazione del sistema internazionale va verso delle zone geoeconomiche coese in competizione reciproca, in cui c'è una certa omogeneità legislativa, c'è possibilità di circolazione di fattori produttivi che cercano l'un l'altra, guardandosi in cagnesco, di strapparsi quote di mercati, all'interno delle quali però ci sono delle gerarchie. Ci sono delle gerarchie, mica penserete del Portogallo contro quanto la Germania, per esempio, riguardo la Unione Europea. O mica penserete, se si fosse realizzato il TTIP,
che i paesi dei PICS continuano gli stessi Stati Uniti, ma neanche per idea, ma neanche per idea, perché all'interno di queste zone geoeconomiche coese c'è il fenomeno di delocalizzazione interna per poter esportare di più al di fuori della zona geoeconomica e quindi cercare di affrontarsi con gli altri competitor globali. Quindi se vogliamo la dinamica che come Caretem abbiamo analizzato, abbiamo condiviso in tanti articoli, io, Marco Bertorello e Marco Persani abbiamo questa rubrica, non so se avete presente sul manifesto, ognuno di noi scrive in circolazione a settimana, abbiamo un po' portato avanti questa analisi per cui i salari sostanzialmente stabili o declinanti generano una necessità di risposta attraverso che cosa? Una finanziarizzazione dell'economia, cioè la gente per farla consumare non gli dai uno stipendio più alto, la fa indebitare. Li fai indebitare, quindi per il consumo, quella roba là, anche qui se ne è parlato molte volte, eccetera, eccetera. Oppure come seconda strategia fondamentale, cerchi la domanda all'estero, magari comprimendo i salari del tuo paese o della tua zona geoeconomica, eccetera, eccetera, cercando la domanda al di fuori dei tuoi confini. Quindi queste due misure in qualche maniera sostitutive invece di una ridistribuzione della ricchezza. Ora, se noi prendiamo questa analisi e la confrontiamo con la realtà, capiamo molte cose di come i fattori che prima ho elencato corrispondono a questo che ho detto, se volete. Tanto per dire, la libera circolazione dei capitali all'interno di una zona geoeconomica deve essere necessitata, se no non c'è più una vera coesione di essa come soggetto, come polo che si butta sul mercato. E quindi è chiaro che quando si mette in discussione questa roba qua, si mette in discussione proprio questa articolazione nella sua essenza. E ancora più preoccupante l'omogeneità di carattere regolativo, di carattere legislativo, che proprio è qualcosa che mette in discussione la sostanza democratica costituzionale degli stati moderni. Questo secondo me è la posta in gioco, né più né meno. Quindi tutti i fenomeni che abbiamo visto in qualche maniera trovano un po' una corrispondenza in un rinnovato rilancio del sistema in questi termini, che però non sembra aver acquisito una compiuta stabilità, e cioè ancora le fratture fra i vari poli sono tali da generare anche dei conflitti in senso fisico. Quindi io credo che anche le crisi in Ucraina e in Venezuela possano essere viste anche in una chiave di lettura di questo genere. Di questo genere, perché ridurle solo a cose locali mi sembra un po' pochetto. Perciò, secondo me, il salto vero di qualità che noi dobbiamo fare, noi che siamo critici con questo sistema, siamo critici con i poteri dominanti, siamo critici con questa modalità di affrontare, con la dottrina dell'austerità diffusa, è proprio conservare delle modalità per riaffermare i sistemi democratico-costituzionali, perché noi cominciamo a vedere sparire il diritto abbastanza rapidamente in molti, sì, pareggio di bilancio, eccetera, eccetera. Infatti ho scritto diversi articoli in cui ci sono i pareri, le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia, ma sono simili a molti paesi in cui dice dovete fare le privatizzazioni, dovete liberalizzare, eccetera, eccetera. Ma questo anche in tanti altri paesi accade. Quindi, secondo me, siamo di fronte a delle sfide innovative per cui un cambio di passo è necessario rispetto a quello che noi stessi abbiamo pensato 10 o 15 anni fa. O si cambia o altrimenti le cose andranno molto male. Ma secondo me
le forze vive delle società civili occidentali, i movimenti, sono tali per cui se c'è una presa di coscienza forte su questo, li blocchiamo. Siamo fiduciosi. Grazie. Siamo un po' in ritardo sui tempi. Se c'è una o due domande fatte ai nostri relatori, potrebbe essere simpatico, poi facciamo una piccola pausa e poi c'è l'altra sessione. Quindi qualche domanda al volo? O no? Posso fare una domanda io? La faccio dal posto, perché tanto... Sì, fai dal posto che sei grosso. Se ci fosse un altro momento, una domanda un po' provocatoria, forse. Se ci fosse un'altra crisi a uso 2007, 2008, 2009. Poi non ti sentono lo stesso, anche se è potente. Se ci fosse un'altra crisi a 2008, 2009, che reazioni porterebbe detto Mancarelli? Detto Mancarelli? Sì, tutto il circuito di Mancarelli. Aspetta, facciamo un'altra domanda e poi Antonini. Il professor Mancaccio prima parlava di pianificazione da recuperare e che praticamente sembra non ci sia ancora. Ho l'impressione invece che a livello internazionale qualcuno pianifica e pianifica da tanto tempo. Ed è un'autorità militare, è l'autorità militare che condiziona anche l'economia, perché nei rapporti, l'Italia è emblematica in quest'ultimo periodo, l'appartenenza alla NATO ci garantisce di essere una, in un paese, in una città dell'Italia, ci sarà uno dei pochi, delle cinque sedi di produzione degli F-35, 5, 4 in America e 1 in Italia. Sono flussi finanziari che vengono, anche se poi il mantenimento delle basi ci viene a costare molto di più, ma questo è un altro discorso. Sul piano militare è obbligatoria la pianificazione, ed è obbligatoria la pianificazione a un lungo periodo, non per 1, 2, 3 anni. E allora la dislocazione militare in Europa, prima parlavi più dell'Ucraina e non ti sembra che possa essere solo una questione locale, Quante migliaia di soldati americani sono entrati in Europa negli ultimi mesi, andando nelle basi militari ai confini con la Russia? Come mai? C'è una guerra in corso? O si programma qualche cosa che corrisponda a una guerra in corso? Allora, un progetto di questo genere ha bisogno di essere pianificato sul piano economico. E sul piano economico, in questo caso, la globalizzazione diventa indispensabile, o meglio, il controllo della globalizzazione. Parlavi delle banche centrali che hanno, mi sembra che non ce ne sia nessuna pubblica di queste banche centrali. Cosa vuol dire? Chi controlla l'emissione del denaro, il controllo del circuito finanziario? Io sono un pensionato di una banca, di un gruppo bancario, San Paolo di Torino. Allora, San Paolo di Torino è una di quelle banche che non può fallire perché è troppo grande. Però questa banca, nonostante abbia avuto miliardi per fare i suoi conti, ha pagato 0,50 centesimi l'acquisizione della Popolare di Vicenza, ha comprato 50 centesimi la Popolare di Venezia, un'altra banca, e poi miliardi per sistemare i conti e non investe nell'economia. Investe nella speculazione, continua a fare il meccanismo che ha prodotto la crisi del 2007. Queste sono questioni che dobbiamo radicalmente risolvere, se no non ne usciamo fuori. E pensate che cosa è successo in Italia, aver solo sentito parlare di nazionalizzazione della rete autostradale. Volevo chiedere, c'è in sala Lozzi? Ma se ci fosse un'altra crisi, cosa succederebbe per Banca Etica? Innanzitutto
con la crisi vecchia, con quella di 10 anni fa, e con le normative, le riforme del settore bancario che stanno spingendo la banca, stanno riducendo enormemente la biodiversità nell'ambito bancario, per cui ovviamente tutti ci spingono, nella logica tipica della globalizzazione, che una misura deve valere per tutti, la one size fits all, così come cercava appunto di illustrare prima Matteo, quando si adottano delle norme, delle regolamentazioni di qualunque tipo, quando si parla di armonizzazione, si armonizza sempre dal punto di vista di quello che nella gerarchia domina, mica dal punto di vista di quello che deve arrancare per arrivare a quel punto, all'assù, no? Questo vale anche qualunque tipo di riforma. Quando si fanno riforme, e sicuramente nel caso di quello bancario, la riforma nel campo bancario usa la misura, i criteri che si confanno ai più grandi gruppi bancari. Quindi noi già con la banca etica da almeno 2 o 3 anni, da quando è partita anche in Italia ovviamente la riforma delle popolari, la riforma delle BCC, ci siamo chiesti, ma noi quanto dureremo? Cioè, siccome, ed è una delle maggiori preoccupazioni di tutti gli high level panels, di tutti questi gruppi di esperti che si stanno cementando in Europa, dentro le Nazioni Unite, che chiedono tra le molte cose di non uccidere la biodiversità bancaria. Ci sono banche territoriali, ci sono banche più grandi, ci sono banche cooperative, banche che hanno una governance dove un voto, un socio, un voto, no? Questo sicuramente sparirà, o comunque stanno cercando di farla sparire. Pertanto, prima ancora di aspettare la prossima crisi bancaria, noi ci stiamo seriamente chiedendo che cosa saremo o dovremo diventare. Noi siamo una banca cooperativa, nel momento in cui il nostro giro d'affari, diciamo, lambisse gli 8 miliardi di euro, dovremmo diventare una SPA, il che cambia costitutivamente la natura di banca etica. Io mi sto opponendo con tutto il mio essere che ci dobbiamo dare un numero di crescita che sia decisamente antecedente a quegli 8 miliardi e di puntare a un'altra crescita, una crescita della qualità, una crescita della relazione, una crescita della differenza di banca etica rispetto alle altre banche, nel momento in cui oggi tutti parlano di sostenibilità, tutti fanno prodotti etici, anche la banca, appunto, perché è lei che c'ha la suora per fare questa window, no? Quindi, nel momento in cui tutti dicono di fare quello che banca etica tenta da 20 anni di fare, come dire, non in maniera perfetta, ma comunque in un'ottica di relazione, in un'ottica di partecipazione democratica, non lo so che cosa succederà. A noi i primi 10 anni della crisi, in un certo senso, lo dico senza, come dire, ci hanno fatto bene, perché un sacco di gente ha cominciato a farsi domande sul perché aveva i soldi in quella banca lì, no? Poi ovviamente è crollato nella zona del centro, c'è stato lo sconquasso delle 4 banche, Banca Etruria, Banca Marche. Nel nord praticamente Banca Etica è l'unica banca che ha sede a Padova, che oggi come oggi ancora regge, perché il sistema bancario veneto è crollato. E vi do un dato, giusto per tornare alla dimensione umana, che siccome il governatore del Veneto ha speso un neurone in maniera intelligente per creare l'unico servizio pubblico sanitario che gestisse l'effetto psicologico, l'effetto umano di questi collassi bancari, bene, in Veneto in meno di 2 anni e mezzo che questo sistema ha funzionato, hanno dovuto tra virgolette salvare 4.892 persone che volevano suicidarsi, prima per lo sconquasso della crisi economica e finanziaria, perché erano morte le loro aziende, perché non ce la facevano più con le loro aziende, e dopo perché c'erano tutti i risparmiatori che erano le vittime della Banca Popolare di Vicenza, del Banco Veneto, no? Di Zonin e compagnia bella. Di queste 4.892 persone, 22 avevano già contemplato di andare ad ammazzare la persona che stava in banca prima di suicidarsi, ok? Questi sono numeri che, come dire, sono vite, sono storie di vita, no? Perché non era la fiera? Perché alla fine della fiera non era quello del banco, no? Che non era Zonin che andava ad uccidere, era quello con cui avevano firmato, no? Era l'impiegato di banca, come ho detto prima, vive, raccoglie il suo stipendio vendendo le schifezze, no? Quindi
Io non so, appunto, è una bella domanda questa. Se non lo vedi, viene licenziato. Eh? E se non lo vedi, viene licenziato. Noi abbiamo un sacco di contatti di queste persone che ci chiedono. Quindi c'è un maggiore interesse per un modo diverso di usare i soldi e di pensare la finanza in maniera alternativa. Ma cosa ne sarà di banca etica nel futuro? Di quali sono le costrizioni normative che riducono sempre di più lo spazio della sua esistenza? Questo è un problema per il quale io dico, e chiudo, che o banca etica si attiva veramente per fare dei suoi 45.000 soci un gruppo di forza, di partecipazione, di, come dire, un gruppo forte politicamente, che non fa solo la promozione della finanza etica, ma è pronto nel momento in cui ci vorranno fare sparire, oppure non saremo pienamente destinati a sparire. Cioè, 45.000 persone che si possano muovere, convinte, formate, come dire, pronte per questa sfida, non sono poche e non so quante altre realtà ce l'abbiano in questo momento, ok? Quindi bisogna un po' serrare le file e prepararci a questa possibile prospettiva. Rispondo in brevità sulla questione delle banche centrali. Tra l'altro, tu sai cosa dice il CETA sulle banche? CETA sulle banche? Beh, insomma, perché quello che ho detto prima è un trattato che non è mai entrato in vigore perché gliel'abbiamo un po' impedito, diciamo. Il CETA invece purtroppo è entrato in vigore il 29 settembre del 2017, quindi sarebbe operativo e insomma bisognerebbe con alcuni elementi limitativi. I servizi finanziari sono regolati nel capitolo 13 del CETA. L'articolo 13.6 c'è la proibizione della regolamentazione limitativa di operatori esteri, a meno che non si tratti di norme prudenziali. E la legittimità delle misure viene valutata da un comitato dei servizi finanziari ex articolo 62.2, che non ha regole chiare, almeno non so se negli ultimi mesi è stato messo su, con quello che faccio non riesco a seguire tutto. Normalmente chi fa tante cose ne fa la maggior parte male, probabilmente nel mio caso. Comunque, ma è sì, con il Canada? Sì, col Canada, sì, quello con il Canada. Quello il Canada. Non è solo con il Canada. Quello è solo con il Canada, però ci sono molte. Sì, sì, ci sono molte controindicazioni. Sulle banche centrali, in realtà c'è uno studio della Banca Centrale di Svezia che dice che veramente le banche centrali in mano realmente private, in senso giuridico, sono poche. Ma io penso non sia quello il problema, e cioè il ruolo della banca centrale nel sistema istituzionale. Quindi più che... Sì, possiamo anche dire che bisogna rinazionalizzare la banca centrale, possiamo anche dirlo, però facendo un progetto, come dire, un po' più mirato, un po' più dettagliato, bisognerebbe dire di cosa deve fare la banca centrale di qualsiasi paese. La BCE è stata istituita con l'unione delle precedenti banche centrali della zona euro e fa parte del sistema europeo delle banche centrali, però il numero della zona euro è quello più importante, sulla base delle 5 considerazioni del comitato direttivo della Bundesbank al Parlamento tedesco nel 1991, cioè Maastricht è quella roba lì, che obbedisce a una visione, non ora difficile spiegare in poche parole cos'è l'ordoliberismo, ma è quella dottrina secondo la quale l'autorità pubblica deve essere, e deve essere molto incisiva, ma non per dirigere o dare una programmazione, tantomeno una pianificazione dell'attività economica, ma deve soltanto far rispettare le regole della concorrenza. Quindi con questa impostazione noi abbiamo perso radicalmente, almeno noi in Europa, in maniera molto più radicale in altri paesi, la missione della banca centrale, che era fino a pochi decenni fa di sostenere la crescita, sostenere l'occupazione ed essere elemento ancillare delle politiche di governo. La indipendenza delle banche centrali invece ha consegnato alle banche centrali alla missione invece di fare delle politiche di mercato che nessun governo in teoria potrebbe modificare. Non so se vi ricordate quando Renzi ebbe quella cosa
Renzi era il mio sindaco, non è che abbia tanti neuroni, credo. In quel caso uno si era arrivato e ha parlato contro il governatore uscente della Banca d'Italia. Vi ricordate la tempesta, ma anche della sinistra cosiddetta radicale, di una certa estrazione, attacco alle istituzioni, all'indipendenza della banca centrale, eccetera, eccetera. Questo a proposito di subalternità di cui diceva Tancaccio. Per cui io penso che si debba assolutamente recuperare questo strumento per difendere l'equità sociale, per difendere l'occupazione e per difendere la visione che, in accordo con la Costituzione italiana, che è ancora vigente, articolo 41, comma 3, parla proprio di programmazione dell'economia pubblica e privata per il bene comune. Quindi se non c'è questa cosa sarà molto difficile riuscire a avere delle misure che dal punto di vista sistemico siano veramente efficaci. Bene, grazie molte. La prossima volta iniziate 10 minuti di. Ma 10 minuti non all'italiana, e poi riprendiamo l'altra sessione che è molto interessante. Sandro, mi spiace, sono tutti ciuchi che mi dicono anche perché si finiva di parlare solo di banca etica e quindi che fine hanno fatto? La banca etica dovrebbe avere 1 milione di iscritti con la crisi bancaria che c'è stata. I comitati promotori di cui io facevo parte, che fine hanno fatto? Li ha liquidati in 448 quando no, dicevo che è diventato cinico. È baro, cinico è baro. Gracias.